Io sono di origine indiana, sono cresciuta qua in Italia, sono venuta in Italia all'età di 6 anni. Appena finite le scuole mi è stato combinato il matrimonio con questo ragazzo indiano. Io ho sempre accettato le violenze su di me perché comunque ero cresciuta con quella mentalità che la ragazza deve subire di tutto pur di tenere la famiglia unita. Quando lui ha iniziato, oltre a me, ad alzare le mani anche sui figli, lì da madre ho detto no, basta. Mi fanno chiedere scusa, mi fanno inginocchiare davanti a lui e sua mamma, mi fanno chiedere perdono. Questo è il tuo posto tra i nostri piedi. Mi butta addosso la diavolina liquida, accende l'accendino e io prendo fuoco. Sono stata in coma per 1 mese e mezzo circa e il 90% del corpo ustionato. Allora, Giovanna, a te. Buongiorno, il silenzio e violenza c'è scritto sulla maglietta di Pinky e lei ha deciso di parlare, parla anche per chi non può parlare più come Saman, come tante altre donne. La sua storia l'avete sentito, è la storia di un matrimonio combinato, lei è di origini indiane, suo marito arriva dall'India, decidono di vivere in Italia, le differenze sono insormontabili, lei sopporta una serie di violenze e a un certo punto inizia a pensare di separarsi, a quel punto che lui non accetta questa decisione, una sera, è il novembre del 2015, decide di darle fuoco con un accendino rosso. Cosa ricordi di quella sera? Come sono andate le cose? Penso che non riuscirò mai a dimenticare quello che è successo quella sera. Sono passati 8 anni e sono 8 anni che faccio ancora gli incubi di notte. Ho ancora lo shock e non riesco ancora a dimenticare come se fosse successo ieri. Come dicevi tu, è quella sera, il 20 novembre 2015, il giorno dopo il compleanno di nostro figlio. Lui rientra dal lavoro, era sotto effetto di sostanze e alcol. Mi chiede lo stipendio, io non l'avevo ancora preso lo stipendio, quindi non ho nulla da dare. Iniziamo a litigare, lui inizia a essere violento, inizia a alzare le mani su di me. E niente, con i bambini, davanti ai bambini, io mi sposto, gli dico se vuoi picchiarmi fallo pure, ma non farlo davanti ai bambini, andiamo in camera. Lì peggiora ovviamente la lite, lui si infuria, io gli dico non ce la faccio più, non voglio più stare con te, voglio andarmene via con i bambini, non riesco più a sopportare tutto questo. Lui non accetta questa cosa, dice tu vuoi andartene, va bene, non avrai nessun altro oltre di me. E mi getta addosso la diavolina liquida, io sono spaventata, sono... Dico questo è impazzito, questo oggi mi uccide, cerco di sfuggire. Loro, no? Questo è proprio il copione degli, esatto, uomini, degli uomini violenti. Francesca Natta, Gio Squillo, apriamola. Francesca, questa è una storia emblematica di violenza sulle donne. E oggi che stiamo trattando proprio questo tema dall'inizio del nostro programma, donne fra l'altro che non si possono difendere. Donne che quando non si trovano più cercano di offendere in tutte le maniere perché non possono rispondere, e l'uomo violento voleva fargli fare la stessa fine a Pinky. Ha lottato per la sua famiglia, per i suoi figli, per la sua libertà, per la sua vita. Francesca, e poi voglio sentire Gio che ci teneva a parlare con Pinky di questa storia. Io sono veramente costernata e vicinissima a questa donna che ha subito una forma gravissima di violenza fisica, e immagino per arrivare a questo quali siano state le forme di violenza psicologica, emotiva, costante. Bravo. Che come madre poi alla fine uno deve sostenere per tutelare i propri figli e poi alla fine per esasperazione. Allora, quando vede il pericolo più per loro che per se stessi, la donna in quanto madre si scaglia e si alza la mano e dice adesso basta. Bisognerebbe, secondo me, fermarli prima, trovare quella forza che si ha per i figli e anche per se stesse. Gio Squillo, ciao.
Ciao. Io la sorellina Pinky l'ho incontrata in un momento in cui lei non aveva più sguardo, era veramente morta dentro. Io so l'inferno che ha passato, ma che ancora continua a vivere, perché questo è il problema, che una violenza quando viene esercitata in maniera anche così violenta è difficilissimo abbandonarla, è difficilissimo rinascere. Lei l'ha fatto ed è la portavoce ed è anche il simbolo di tante donne che hanno trovato la forza, il coraggio, ma non soltanto la forza e il coraggio, ma anche la determinazione per i suoi figli di ricostruirsi una vita, ed è diventato appunto di riferimento di tutta la sua comunità, di tante donne che si rivolgono a lei grazie appunto al Wall of Dolls, che è, diciamo, che è il muro delle bambole contro il femminicidio, il più grande manifesto di denuncia contro la violenza sulle donne, perché in questo momento abbiamo bisogno di rete, abbiamo bisogno di fatti, di azioni, di non guardare dall'altra parte. Noi siamo veramente, non ci abituiremo mai a tutte le lacrime che dobbiamo subire. Io facciamo tante attività contro la violenza sulle donne nelle scuole di sensibilizzazione, e Pinky è una testimonial straordinaria, perché spesso le donne hanno paura, le nuove giovani donne hanno paura, vivono in uno stato d'ansia, e questa ansia fa male alla società, questa paura impedisce alle donne di crescere come devono crescere, con la libertà, perché come dice Pinky, le donne di alcune comunità, ma spesso devono appartenere soltanto a 3 uomini nella loro vita, il proprio padre, il proprio fratello e il proprio marito. Oh, e sì, questa è la mentalità in generale, proprietà, insomma, che proprio il gioco della sottocultura maschilista contro le donne, che purtroppo lo dico, è trasversale, è un fenomeno mondiale e trasversale. Allora, grazie a Gio Squillo. Maria Rita Parsi, posso dire, volevi intervenire con... quello che mi ha colpito di quello che ho sentito è proprio la condizione di, attenzione, non possono avere rapporti prematrimoniali, quindi sono soltanto di un uomo, se tentano di sottrarsi, quindi violenza, abuso. Sì, questa è l'esperienza di Pinky. Esattamente, quell'esperienza lì, certo, e infatti c'è il divieto, no, della vita prematrimoniale, cioè un rapporto prematrimoniale non è possibile. Ma io stavo pensando ai bambini, alla violenza assistita di queste creature che vedono questo, sono lì testimoni di un conflitto da cui la madre cerca di difenderli, ma che assumono una serie di... proprio fanno una serie di esperienze di imprinting legate alla violenza e al possesso. Ecco, volevo chiederti, Enrico, tu che parli tanto ai giovani, fai radio, no? Sei molto spesso sui social, conosci questo mezzo. Ecco, storie come quella che noi stiamo raccontando, come quelle che noi stiamo raccontando, che tipo di comunicazione hanno attraverso i social? Come si riesce ad arrivare, no, di più alle nuove generazioni? Guarda, come possiamo fare? L'errore con una storia come questa è quello di connotarlo come un qualcosa di esotico che succede lontano da noi. No, certo, succede in tutte questo le parti. Succede in qualsiasi parte del mondo, succede negli Stati Uniti, sì, succede, sì, da noi in Italia. Certo. Quindi bruciano, vogliamo, le donne vive. Vogliamo parlare, appunto, vogliamo parlare dell'Italia, questa è la situazione. Certo. È un sottoprodotto culturale, purtroppo. È maschilismo. Quindi si il chiama. Problema è culturalmente riuscire a far capire, anche perché lei ha provato, perché lei stava denunciando con il supporto della famiglia, è stato l'intervento di uno zio che ha frenato tutto, e ancora una volta introducendo degli elementi culturali che purtroppo, sì, allontanano da questo tipo, sì, di... E quello che ho pensato dall'inizio, per carità, cioè Pinky non ha alcuna responsabilità, è vittima di una continua violenza reiterata davanti ai bambini, mesi, in anni, no? Il punto è come uscire da questo retaggio, cioè come ti chiami fuori, come fai a dire di no al matrimonio combinato, ma qualsiasi sia l'esempio, qualsiasi sia la situazione, certo, come fai a chiamarti fuori? Servirebbe un'assistenza forse anche maggiore dall'esterno. La racconta bene. Non gliela, cioè, allora, Pinky, facciamo una cosa. Capito? Dovranno ribellarsi. Facciamo una cosa. Ma lei è italiana, lei sta qui da quando ha 6 anni. Io ringrazio Giovanna Savini, scusatemi che volevo, certo, parlare con Pinky. Giovanna Savini, Pinky, io vorrei che tu venissi in studio da me, mi piacerebbe averti, sì, qui, mi piacerebbe raccontare la tua storia con calma e soprattutto raccontarla insieme ad altre donne che hanno vissuto e stanno vivendo questa enorme ingiustizia, questa violenza continua che poi... C'è anche dopo le botte, dopo il tempo, perché poi continuano a farti violenza psicologica, non smettono mai, non smettono, esatto, mai.
Esatto. Io ti ringrazio di essere stata con noi oggi. Che messaggio vuoi lanciare? Ma è quello che facciamo con Wall of Dolls, di abbattere i muri del silenzio e non essere indifferenti alla violenza. Io sono stata fortunata perché i miei vicini sono intervenuti e mi hanno salvato la vita, e a loro, con loro sarò in debito per tutta la mia vita. E quello che voglio fare anch'io con altre, quello che sto facendo con altre donne è quello di aiutarle, e chiedo a queste donne di non vergognarsi a chiedere aiuto, di non sentirsi sole, perché non lo sono. Io ho chiesto aiuto alla Jo, lei mi ha supportato e oggi sono qua a essere d'aiuto per altre donne, quindi di non sentirsi sole. Grazie, ti abbraccio forte forte. Grazie alla nostra Giovanna Savini, allora ti aspetto, ti aspetto. E non grazie ai nostri ospiti. Non perdonare, perché si tende a perdonare. E, grazie ai nostri ospiti per essere stati.